se me lo scrivete in chat oppure se potete. Ok, perfetto. Allora, sono Luigi Ambrosi della Fondazione GRUI, ormai ci conosciamo, i nostri consueti appuntamenti, diciamo, di informazione inerenti, diciamo, alle tecnologie contrattualizzate, quindi in convenzione GRUI e non solo. Riprendiamo allora il discorso iniziato, diciamo, prima dell'estate con IBM per quanto concerne i servizi cognitivi. Allora, una cosa che devo dire subito, noi avevamo inviato a tutte le università dei webinar che abbiamo fatto prima dell'estate, abbiamo inviato a tutte le università, gli enti di ricerca interessati, come dire, una sorta di preadesione non vincolante a quello che poteva essere un'ipotesi di accordo quadro con IBM, che avevamo denominato, insomma, Watson Subscription, e abbiamo avuto, diciamo, registrato interesse, quindi ci avete inviato la vostra preadesione. Non sappiamo se stiamo valutando ancora se i numeri che abbiamo, come dire, ricevuto siano sufficienti o meno per confermare l'impianto contrattuale così come lo avevamo proposto. Comunque la cosa positiva è che l'interesse c'è e quindi adesso valuteremo, insomma, anche con il contributo, insomma, vostro che state partecipando, valuteremo una proposizione, insomma, per il futuro. Riprendiamo quindi, diciamo, questo ciclo di seminari con IBM sui servizi cognitivi. Oggi in realtà li approcciamo, diciamo, applicati a quello che è l'ambito della sicurezza e poi successivamente, nei prossimi seminari, riprenderemo, diciamo, quel percorso che avevamo già iniziato, sino ad avere proprio dei casi già realizzati presso istituti, presso università o istituti, insomma, enti di ricerca. Allora, non prendo altro tempo, vi ricordo di tenere il microfono chiuso, però di aprirlo nel momento in cui aveste delle domande, insomma, così per rendere il seminario anche più interattivo, poi scrivete le vostre domande in chat e noi risponderemo, insomma, ai vostri quesiti. A valle di questo seminario, ne seguiranno altri, ma a valle di questo seminario, comunque sia, pubblicheremo la registrazione integrale, così come tutti i materiali eventualmente presentati. Allora, per il momento vi auguro buon seminario e lascio la parola ad Alessandra Pecorari e Giulia Cagliari di IBM. Buongiorno, sono Giulia Cagliari e faccio solo una breve introduzione per posizionare le tecnologie che sono oggetto del seminario di oggi, quindi le soluzioni di security intelligence di nuova generazione sulle quali si vanno a innestare le funzionalità cognitive di Watson applicato al mondo della cyber security, per posizionarle anche rispetto a quelli che sono i tavoli di discussione, gli ambiti di discussione attuali in questo momento. Teniamo presente una cosa, diciamo, obiettivi quando si parla di information security e di sicurezza informatica, diciamo, abbiamo due dimensioni, quella della protezione dei servizi e delle informazioni critiche, e quella della protezione dei dati personali e della tutela del cittadino. Sono due dimensioni parzialmente sovrapposte. Gli obiettivi, quindi la protezione verso le organizzazioni, sia pubbliche che private, comprese quindi anche le pubbliche amministrazioni, la necessità di proteggersi da attacchi di cyber security è diventato un elemento fondamentale per garantire la capacità di operare il proprio business o di svolgere le proprie funzioni. La cyber security ha rilevanza anche a livello nazionale, ovviamente, per quello che riguarda la stabilità, e la sicurezza sia sul piano fisico ma anche sul piano economico.
delle proprie infrastrutture, della propria aziende, del proprio ovviamente difesa del territorio. L'altra dimensione, che è quell'altro aspetto, che è quello della protezione dell'individuo, del cittadino, ecco, questi tre obiettivi si raggiungono tenendo presente le due dimensioni, quella della sicurezza dei servizi e delle informazioni e dall'altra parte la protezione delle informazioni che riguardano il cittadino e la tutela del cittadino, anche per quelle che possono essere le ripercussioni sulla sua vita economica, sulla sua vita sociale e sulla sua sicurezza fisica. Se guardiamo nel mondo, ci sono ovviamente tantissime iniziative, linee guida. Il panorama è anche un po' confuso, ci sono standard che diciamo, in qualche modo guidano o possono essere presi a riferimento per l'implementazione della cyber security. Quelle che vedete riportate in questa chart sono rispettivamente per i due aspetti, quindi di cyber security e di tutela della privacy, quelle che sono le maggiori iniziative a livello italiano. Nell'ambito della cyber security ci sono sicuramente a livello più alto il quadro strategico, il piano nazionale del dicembre 2013, che dettano appunto le linee guida e come dire, gli aspetti da indirizzare ad alto livello, a livello nazionale. Un ruolo molto importante lo sta giocando il Framework Nazionale per la Cyber Security, che peraltro diciamo, è stato fatto derivandolo specializzando quello che è il Framework di Cyber Security pubblicato dal NIST e adattandolo alla realtà italiana. E in questo senso diciamo, ha un primo obiettivo che è quello di aiutare e guidare le piccole e medie imprese, quello appunto italiano. I concetti sono comunque abbastanza astratti, abbastanza generali da poter essere utilizzati anche da altre realtà. E il framework nazionale diciamo, vuole essere un framework di riferimento, non è uno standard. Ha eventualmente il collegamento con quelli che sono i principali standard in ambito di cyber security, ma guidare le aziende allo svolgimento di un programma di gestione del rischio informatico. Quindi non parliamo solo di gestione della sicurezza, ma gestione del rischio informatico. Quindi è necessario individuare in base a quello che è il profilo, quelle che sono le caratteristiche della singola organizzazione, della singola realtà, quali sono i maggiori rischi. Quali sono le misure preventive o di detection che sono più importanti, che è più importante mettere in atto. Molto importante sono invece le linee guida dell'AGID, le misure minime di sicurezza per le pubbliche amministrazioni, che invece hanno un approccio molto diverso, hanno un approccio molto più programmatico e vogliono dare degli indirizzi per individuare quelle che sono le misure essenziali, fondamentali, che qualunque realtà, comprese le realtà più piccole, dovrebbero mettere in atto. Nella parte sotto invece vediamo il mondo della privacy e fondamentalmente quelle che erano gli elementi, sia il codice in materia di protezione dei dati personali, legge nazionale, che la precedente direttiva dell'Unione Europea, oggi vengono diciamo, superati con il nuovo regolamento, la nuova normativa, sempre a livello europeo, della Data Protection, altresì nota come la GDPR. Ecco, su questi due punti, le misure minime di sicurezza e il tema del GDPR, in questi due ambiti vorrei diciamo, collocare e posizionare le tecnologie che sono oggetto del seminario di oggi. Se guardiamo queste sono le misure minime dell'AGID, in realtà queste sono tutti i controlli previsti dal SANS, un'organizzazione autorevole a livello internazionale, che ha pubblicato appunto queste 20 controlli essenziali con un approccio, come dicevo prima, pragmatico, cioè individuare quei controlli che possono, anche con un controllo degli sforzi, un controllo delle spese, però dare il massimo ritorno nell'innalzamento del livello di sicurezza. A partire da queste, l'AGID ha ritagliato, ha individuato quello che è un subset ancora più, diciamo così, minimale, più essenziale. E l'ha ulteriormente specializzato con dei livelli di attuazione che poi le pubbliche amministrazioni devono soddisfare.
Forse, diciamo, i primi controlli su cui si focalizza l'AGID sono sicuramente i primi 5, questi peraltro sono in ordine di importanza, quindi i primi 5 sono sicuramente i più basilari e caratteristiche appunto della realtà italiana, piuttosto che con un'attenzione al frequente fenomeno della diffusione dei malware, della compromissione delle infrastrutture informatiche, sono stati aggiunti quello della Mav Defense, il punto 10, che è quello relativo alla data recovery, e quello ovviamente della data protection. Forse avete già visto la chart successiva che spiega, diciamo, come in realtà un approccio organico come quello della piattaforma del sistema immunitario, IBM, indirizza a pieno titolo tutti i punti evidenziati dal controllo di sicurezza del SAMS, così come ovviamente quelli del il subset individuato dalle misure minime di sicurezza dell'AGID. Il cuore del nostro sistema immunitario è quello che vedete al centro, quindi è una piattaforma di security intelligence di nuova generazione. Nasce, diciamo, indirizza sicuramente i requisiti base di security Event Management e Security Information Event Management, ma a questo aggiunge tecniche anche analitiche molto più avanzate e soprattutto la capacità di tenere sotto controllo tanti diversi aspetti dell'infrastruttura. Quindi, se torniamo un attimo alle nostri security controls, se è vero che la piattaforma di Security Intelligence indirizza appieno, è centrata proprio rispetto sul punto 6, che è quello del maintenance, monitoring, analisi degli audit log, quindi soddisfa appieno, è la risposta puntuale a questo requisito. È anche vero che la disponibilità di una piattaforma che abbia capacità più estese, quindi che possa abbracciare un perimetro di funzioni più ampio, dà un sostegno, contribuisce anche alla indirizzare quelli che sono gli altri punti. Quindi guardiamo ad esempio il primo punto che è relativo all'inventory e all'inventario dei dispositivi e dei sistemi autorizzati. Quindi, se vogliamo, dal punto di vista tecnologico, ciò si mapperebbe su sistemi di gestione dei server e degli endpoint. Beh, comunque la discovery automatica, cosiddetta basata su strumenti passivi, quindi ricavata dall'analisi del traffico, può essere indirizzata con la soluzione di Security Intelligence. Tutto ciò che è il controllo delle vulnerabilità, l'assessment delle configurazioni, tutto ciò è, diciamo, comunque indirizzato dalla piattaforma curata che, oltre agli eventi, ai dati di traffico, ai flussi di traffico, ha anche la capacità di eseguire assessment sulle vulnerabilità dei sistemi, ma non solo, di integrare tutto ciò con quello che è l'analisi dei log e dei dati di traffico, contribuendo a dare una visione più completa e a dare, come dire, degli input, delle segnalazioni più selezionate rispetto, diciamo, alla massa di informazioni che viene comunque raccolta. Contribuisce alla malware defense, perché ha la capacità di fare ispezione, comunque di analizzare il traffico di rete, ha capacità di controllo su tutto ciò che sono la configurazione e controllo delle porte, dei protocolli, dei servizi sui sistemi e sul controllo della configurazione del generale della rete, quindi controllare la configurazione di tutti i dispositivi di rete, anche alla luce di quello che è il traffico effettivo, di quello che è il traffico reale. Alla difesa perimetrale, diciamo, può contribuire con l'ispezione del traffico e la capacità di scoprire eventualmente traffico, diciamo, malevolo o tentativi non autorizzati di esfiltrazione di dati sensibili. Quindi, diciamo, può dare un aiuto effettivamente non solo per quello che riguarda il tema fondamentale, il tema base della raccolta analisi dei log, degli eventi e dei flussi di traffico, ma a una serie di requisiti molto più ampia.
Andiamo avanti ancora. Uno spunto per quello che riguarda, un posizionamento per quello che riguarda invece la normativa del GDPR, ci vorrebbe un'altra ora di tempo. Mi limito semplicemente a evidenziare quello che può essere l'impatto sul mondo della sicurezza. Sicuramente da un lato è molto forte il principio della responsabilità o dell'accountability, come si direbbe meglio in inglese, quindi il fatto che non solo devono essere messe in atto delle misure che riguardano sia la privacy che la security, ma bisogna ovviamente avere un sistema che è in grado di raccogliere le evidenze, di dimostrare che certe attività sono state decise a fronte di una valutazione, sono state implementate, hanno prodotto risultati, sono continuamente monitorati. Quindi lì un sistema di gestione sia per quello che riguarda gli aspetti di data privacy, sia per quello che riguarda gli aspetti di data security. Dal punto di vista della sicurezza vera e propria, il GDPR non è prescrittivo, assolutamente. Cita alcune tecnologie come l'encryption, la pseudonimizzazione, come strumenti che possono aiutare ad aumentare il livello di sicurezza nella protezione dei dati. Ma dal punto di vista delle indicazioni, quello che dice è che deve essere fatta un'analisi del rischio e devono essere adottate le misure anche tecnologiche adeguate per garantire la riservatezza, l'inalterabilità, la disponibilità delle informazioni, impedire, diciamo, l'accesso allargato alle informazioni. Quindi sono i principi fondamentali, ritorniamo ai principi fondamentali della cybersecurity. Allora, come si può fare un data processing, che per inciso può essere un personal data processing, su un'infrastruttura effettivamente affidabile? Beh, diciamo, in questa rappresentazione abbiamo una schematizzazione molto brutale, molto semplice, se volete, dell'infrastruttura fisica, quindi server, sistemi, reti. I sistemi che ospitano le informazioni, repository, database, piuttosto che repository di altra forma, le applicazioni che accedono a dati e infine gli utenti. Beh, è una catena, quindi difendere, proteggere le informazioni vuol dire proteggere tutta la catena. Partendo dal basso, con quella che vedete schematizzata come un IT hygiene, quindi tutto ciò che è la sicurezza dei server e degli endpoint, la verifica della compliance di questi server, la sicurezza perimetrale, per poi salire a quello che è probabilmente il cuore, non probabilmente, sicuramente il cuore, quando si parla di GDPR, la data protection, con le tecniche di cifratura, quindi di encryption, anonimizzazione, pseudonimizzazione, tokenizzazione, che servono, diciamo, per garantire limitare comunque l'accesso al contenuto informativo, piuttosto che con le tecniche di data protection, quindi a partire dalla discovery, la scoperta e la classificazione dei dati, conosce effettivamente che cos'hai prima di proteggerli, al monitoraggio, all'enforcement delle politiche di sicurezza, con un occhio di riguardo per quello che possono essere le attività degli amministratori di sistemi. Il controllo, la protezione delle applicazioni, perché ovviamente sono uno dei veicoli con cui vengono effettuati gli attacchi. Io posso proteggere quanto voglio i miei dati, ma se l'applicazione è vulnerabile, se l'applicazione mi permette una SQL injection, cosa che si verifica molto frequentemente al giorno d'oggi, non ho raggiunto il mio obiettivo. Il controllo di come vengono distribuite le identità, gli accessi alle informazioni, sia per gli utenti finali e ovviamente per gli utenti privilegiati, questo, diciamo, ci vuole sempre un occhio particolarmente attento per quello che riguarda l'attività degli amministratori privilegiati, e poi il controllo continuo di come effettivamente vengono utilizzati i privilegi di accesso dagli utenti. Ultimo, ma non in ordine di importanza, ovviamente, è bene avere il polso della situazione. Ecco che le tecnologie di security intelligence ci aiutano in questo senso, con una capacità ovviamente di raccogliere e correlare eventi, ma anche con capacità analitiche più avanzate. Oggi si parla tanto di behavior analysis, di appunto studiare il comportamento e di individuare gli scostamenti rispetto alle baseline. Si parla di behavior analysis nei dati di traffico, nel comportamento degli utenti, nelle modalità di accesso ai dati, nelle modalità di utilizzo dei dispositivi, fino anche gli smartphone aziendali, proprio perché, diciamo, le tecniche di correlazione e analisi standard
cominciano, diciamo, a mostrare un pochino i limiti, e le tecniche di behavior analysis sono un elemento in più sofisticato che aiuta a identificare e prevenire gli attacchi. E quindi su questo tema che lascio la parola ad Alessandra, che esploderà appunto questo argomento. Buongiorno, devi andare un po' avanti. Andare. Ok, andiamo avanti e andiamo un attimo su quello che è il cuore diciamo, della soluzione di Security Intelligence IBM. Allora, questo per dire, prima di tutto, per riagganciarsi al discorso che ha fatto Giulia, su quelli che sono i gap che deve, ai quali deve affrontare le varie aziende devono affrontare, soprattutto diciamo, quelli che sono i temi di velocità, intelligenza ed efficacia della soluzione, perché attualmente i threat, i malware sono sempre più aggressivi, diciamo più sofisticati, ci sono una miriade di alert che vengono generati su tutti quegli elementi che bisogna andare ad analizzare. La disponibilità di security analyst, diciamo, che è decrescente rispetto a quelle che sono le problematiche che si debbono affrontare, è una conoscenza, una base dati sempre crescente, quindi e anche appunto l'altra problematica è quella appunto del tempo, quindi bisogna essere più incisivi possibili per rispondere, diciamo, all'attacco nel minor tempo possibile. Quello che abbiamo fatto nel tempo è di aver introdotto dalla piattaforma SIEM, diciamo curata che abbiamo acquisito nel 2012, di aver fatto tutta una serie di passaggi, quindi da una ricerca basata solamente sugli aspetti di log a correlazioni e regole per andare a trovare e analizzare le offense più importanti, quindi le cause reali dell'attacco, a tutti gli aspetti di behavior analysis fino ad arrivare all'aspetto cognitivo, perché attualmente l'intelligenza umana non è più sufficiente per andare ad affrontare tutti quelli che sono i dati, andare ad analizzare tutti quelli che sono i dati a disposizione, e quindi bisogna essere più incisivi possibili, e l'introduzione del cognitive ha portato proprio questo all'interno della piattaforma curata, quindi la velocità nella risoluzione del problema e nell'individuazione di quella che è la causa reale dell'attacco. Quindi, diciamo, nella presentazione andremo a vedere esattamente questo. Perché, diciamo, le conoscenze sono aumentate in maniera, diciamo, esponenziale, e quindi dagli alert, dagli eventi, semplici eventi di log e configurazione, diciamo, ci sono tutta una serie di informazioni che vengono dalle conoscenze umane, che sono i documenti di ricerca, le pubblicazioni, i dati forensic, tutta la parte di wiki, blog, eccetera, che devono essere in realtà devono essere analizzati tramite un linguaggio umano, e quindi l'introduzione di Watson all'interno della piattaforma Curator permette proprio l'interrogazione di queste informazioni e riportare tutta questa conoscenza che normalmente dovrebbe essere nel security analyst, dovrebbe andare a ricercare manualmente, e quindi con molto tempo. Richiesta di molto tempo e anche una conoscenza estrema di quello che deve andare a ricercare, tutto questo Watson permette di farlo in brevissimo tempo, e quindi correlare tutte queste informazioni anche all'interno della propria piattaforma. Ma la parte Watson, quindi cognitiva, si basa su quella che è la piattaforma IBM Curator. La piattaforma IBM Curator, che è una piattaforma diciamo, che non solo permette di andare a rilevare quindi tutta la parte di event log e management, ma permette di andare a fare anche risk e vulnerability management, tutta la parte di network analisi, e poi vedremo anche sulla parte network come permette di andare ad analizzare tutti gli aspetti della rete, sia da un flusso semplice fino ad arrivare alla parte di incident forensic, quindi proprio l'investigazione e la ricostruzione degli interi pacchetti. E altra cosa di cui ha parlato anche Giulia, anche la possibilità di fare l'user behavior analysis, quindi la possibilità di andare a capire quello che l'utente sta facendo e rilevare comportamenti anomali non legati normalmente, che non dovrebbero essere legati al suo standard, al comportamento standard. Con la piattaforma di Security Intelligence IBM noi possiamo andare a trattare tutti gli aspetti diciamo, normali della sicurezza, quindi in una fase di pre-exploit, dove è importante andare a
fare una prevenzione, una fase di prediction sul sistema, quindi capire se ci sono dei rischi associati alla mia piattaforma, alle mie configurazioni, ci sono delle vulnerabilità sulle quali io mi devo concentrare o delle configurazioni che devo tenere sotto controllo. Quindi tutta questa parte di compliance, di prevenzione sul mio sistema. Tutto questo però non elude il sistema ad avere degli exploit, purtroppo, e quindi bisogna anche essere reattivi e quindi andare a fare una remediation sul sistema. E quindi in tutta questa parte è molto importante l'analisi di quello che è la problematica e la possibilità di rimediare e individuare nel più breve tempo possibile l'evento. Questa è la nostra piattaforma QRadar, che permette di correlare tutte le informazioni che arrivano da singoli device, server, qualsiasi data activity, application activity, eccetera, che vanno a generare di tipi eventi o log, oppure network flow, oppure informazioni legate alla localizzazione, e mi creano quella che è log fence. Quindi io non deve andare ad analizzare evento per evento, ma avrà solamente quelle che sono le opens effettive che dovrà andare ad analizzare. E tutto questo, come abbiamo detto, legato anche con quella che è la nostra X-Force Exchange, che è la nostra piattaforma dove è possibile inserire tutta la serie di, dove sono inseriti tutti i feed esterni, quindi anche la possibilità di arricchire la nostra conoscenza con la conoscenza che è disponibile sul server di intelligence. E questo perché? Perché se ci sono nuovi MD5, nuove offese, nuovi attacchi, io ho queste informazioni che vengono riportate direttamente sul mio sistema e vengono analizzate in modo tale da essere anche qui il più incisivo possibile. Normalmente, quindi, la nostra piattaforma QRadar è basata su una console unica, dove tutti i pezzi di cui abbiamo parlato finora sono rappresentati e sono fruibili e quindi sono correlati. Quindi io posso, in questa piattaforma, tramite questa console, passare da quelli che sono eventi di log, eventi di tipo network, eventi di tipo user behavior analysis, ma anche la componente Watson si integra perfettamente all'interno di questa console. Quindi dalla offense, specifica offense, io posso poi passare direttamente ad investigare quella offense tramite Watson e quindi andare ad arricchire la mia ricerca, la mia investigazione. Una cosa molto importante sulla parte degli eventi è il fatto che in realtà, quando noi parliamo di SIEM non parliamo solamente di eventi di tipo log. Molte delle attività sono legate a quello che succede sulla rete. Il 99% degli attacchi comunque attraverso la rete, e quindi tramite email oppure command control, data collection, eccetera, e queste informazioni persistono sulla rete, mentre molte attività dagli hacker vengono cancellati, quindi cancellando le proprie tracce. In realtà gli attacchi sulla rete non possono essere cancellati e quindi è importante andare a includere queste informazioni legate alla rete anche all'interno di questa piattaforma SIEM. IBM ha costruito diversi livelli di analisi che si possono fare sui flussi. Allora, quello che è base incluso nella piattaforma QRadar è la parte di network flow. Quindi quando si ha un SIEM base, questa è la componente standard che viene inclusa nella piattaforma, dove noi siamo in grado di rilevare quella che è la conversazione che avviene tra due host, quindi l'informazione da dove è partito l'attacco, il flusso da chi è arrivato e questo tipo di informazioni. Però c'è un secondo livello che è quello legato al layer 7, quindi le layer dell'application, application layer, dove io vado a catturare anche alcuni byte della prima conversazione. E quindi vediamo che si arricchisce quella che è l'investigazione che si sta facendo andando a catturare anche queste informazioni, catturando anche qual è il tipo di applicazione dal quale è partita l'attacco. Un altro livello invece è quello di fare anche un'analisi dinamica di quello che è il traffico che sta accadendo sulla rete. Quindi io normalmente posso andare anche a fare delle query durante la
durante la comunicazione per ritrovare se ci sono degli elementi sospetti nella comunicazione, quindi se non voglio che ci siano determinati MD5, se non voglio che ci siano determinate anche informazioni di compliance vengano passate al di fuori, io posso mettere questo tipo di filtri, quindi ritrovare on the fly quella che è la comunicazione che sta avvenendo sul sistema. E tutto questo in real time. Cioè il layer successivo di investigazione è quello di fare incident forensic e network capture. Io vado proprio a registrare, catturare tutti i pacchetti che navigano sulla rete e a quel punto, nel momento in cui è avvenuto un incidente, io posso andare a ricostruire esattamente tutto il flusso, ricostruendo esattamente quelle che sono state le comunicazioni e avendo anche la possibilità di andare a fare delle ricerche su questi pacchetti che io ho catturato. Quindi sono in grado anche di ristabilire i file, le immagini che sono state caricate, eccetera. E questo appunto mi mostra quanto è importante anche andare ad analizzare appunto la parte network. E questi sono i vari aspetti di cui abbiamo parlato adesso. Quindi il Qflow, dove io arrivo fino al layer 7 e sono in grado di catturare tutte queste informazioni che vediamo appunto in basso, dal tipo di applicazione, source IP, destination, ma anche appunto il tipo di protocollo, eccetera. E catturare anche alcuni pacchetti. Nella parte di Network Insight invece sono in grado anche di fare delle estrazioni di metadati e di contenuti all'interno dei pacchetti. Quindi tutto il traffico naviga attraverso le nostre componenti e siamo in grado di capire quello che sta succedendo, e questo è molto importante appunto per capire se ci sono esfiltrazioni di dati, se ci sono dei dati che non vogliamo di compliance che passano, vengono esternalizzati. E nel dettaglio, diciamo, l'Actors Insight ha vari livelli di analisi che si possono fare, quindi da un livello base, che è, diciamo, quello il minimo, con livello appunto di enrichment, dove posso appunto andare a fare anche delle ricerche sul sistema, ma a livello di advanced, dove io sono in grado anche proprio di andare a fare una sorta di DLP sulle informazioni, dove posso andare a verificare se ci sono delle informazioni confidential che non voglio che siano passate all'esterno, eccetera. Quindi in questo modo io analizzo tutto il traffico in maniera dinamica. Mentre questo è la parte degli incident forensic, dove anche qui, integrato completamente nella piattaforma QRadar, in particolare quando avviene una determinata offense, io posso poi andare a ricostruire quelli che sono i vari pacchetti per capire se ci sono dei comportamenti anomali e da dove è partito, in realtà, da dove è partita qual è stato il paziente zero da dove è partito tutto l'attacco. E quindi sono in grado, come si vede in questa foto, in questa slide, di ricostruire esattamente tutto il traffico diciamo, che c'è stato, quindi le pagine web che sono state ricevute, le mail, i pacchetti che sono stati scaricati, eccetera. E qui, in questo modo, io sono in grado di ricostruire con l'attività forensic tutto quello che mi ha dato origine a quel tipo di offense. E non solo, diciamo, lui è in grado appunto di registrare tutte queste informazioni, è in grado poi di ricostruire, quindi tramite questi spettro, ma anche in grado di, indicizzando tutti gli elementi, è in grado anche di andare a fare delle query molto semplici su quelli che sono i dati per ritrovare appunto quello che si vuole sul traffico che si è registrato. Altre componenti che fanno parte della suite appunto di QRadar sono il Risk Manager, che mi permette di analizzare qual è il rischio associato alla mia configurazione network. Quindi io posso andare a collezionare tutte le configurazioni dei miei sistemi, e quindi del firewall, eccetera, per verificare se ci sono errori. Quindi lui ha tutta una serie di best practice, ma si possono introdurre anche le proprie, per andare a verificare se ci sono delle incongruenze nei settaggi di configurazioni che sono stati fatti, e poi anche a ritrovare se ci sono dei pattern di attacco, dei possibili attacchi network path che noi non conosciamo, ma che possono essere poi sfruttati in caso di attacco. Ed è in grado anche di fare delle simulazioni,
nel momento noi cambiamo determinate configurazioni, quindi se diciamo, ci dice quello che accade cambiando le configurazioni del sistema e ricostruisce tutta la nostra topologia della configurazione network e mi associa appunto dei rischi a quelle che sono le varie configurazioni sulla rete del network. Integrato diciamo, sempre anch'esso nella piattaforma appunto di QRadar, abbiamo anche la parte di QRadar Vulnerability Manager che mi permette tramite degli scanner attivi sul sistema di andare a fare scansioni sui sistemi per rivelare se ci sono delle vulnerabilità, perché non, diciamo, non dimentichiamoci che purtroppo diciamo, gli attacchi, quali ad esempio WannaCry o attacchi diciamo, simili, sono comunque dovuti a vulnerabilità presenti sul sistema, vulnerabilità che non hanno una patch e non avevano altri tipi di protezione. Quindi è molto importante conoscere quali sono le vulnerabilità sul sistema, ma conoscerle anche correlate alle informazioni se sono attive o meno, se sono patchate, se sono bloccate o se sono fortemente a rischio. E questo, diciamo, questa informazione ce la dà il sistema Vulnerability Manager, è in grado di darcele perché è integrata nella piattaforma QRadar. Perché noi sappiamo, ad esempio, che la nostra vulnerabilità è a rischio perché tramite l'interazione di X-Force Exchange noi possiamo sapere se ci sono degli attacchi specifici su quel tipo di vulnerabilità e quindi ce la mette a rischio, oppure se sappiamo che comunque non è attiva perché ad esempio legata con le informazioni che si hanno tramite il Network Insight oppure con la parte di Risk Manager, io posso sapere che quel sistema è dietro ad esempio il firewall e non ho altri problemi, diciamo, non ho questo rischio associato a questa vulnerabilità. Oppure se lo colleghiamo con i sistemi quali ad esempio Bitfix, che è il nostro sistema di Endpoint Manager che ci permette di andare a fare remediation sui sistemi, io potrei sapere se quel sistema è effettivamente stato già patchato, quindi ha avuto la patch applicata con successo sul sistema e quindi non è più attiva. Un'altra cosa importante che IBM sta, diciamo, sta facendo è quello di cominciare a pensare in realtà come pensa il cybercrime. Cybercrime attualmente, diciamo, collabora per ottenere, per essere, diciamo, il più veloce possibile ad attaccare sempre più utenti. E anche noi vogliamo offrire questa piattaforma di collaborazione e abbiamo in realtà per la parte di collaborazione stiamo offrendo in maniera gratuita quello che è l'IBM X-Force Exchange, che è questa piattaforma dove potete accedere in maniera molto semplice su internet, andando a vedere e la possibilità di darvi tutte le informazioni degli aggregati di threat intelligence che si hanno, si possono fare qualsiasi tipo di ricerca in maniera gratuita. E poi l'altra è una piattaforma di sviluppo, la Security App Exchange, che è una piattaforma di sviluppo che permette di integrare le proprie tecnologie all'interno della piattaforma di QRadar. E proprio in questo contesto volevo parlare di quello che è l'IBM QRadar User Behavior Analytics, che è un'app gratuita messa appunto disponibile su App Exchange e che permette di andare a trovare tutti quelli che sono i comportamenti anomali legati all'utente, alle comunicazioni che l'utente può avere verso, diciamo, andare ad accedere ad esempio ad applicazioni cloud e scaricare documenti che non dovrebbe, oppure tentativi di innalzare i privilegi su determinati utenti, eccetera. Queste sono tutte attività che questa app permette di rilevare e di integrare nella piattaforma QRadar, perché è molto importante anche andare a rilevare quello che è il comportamento anomalo diciamo, di quelli che sono gli utenti, perché diciamo, accessi ad esempio da location dove normalmente non dovrebbe accedere, eccetera, eccetera. Tutte queste appunto sono anche elementi che vengono inseriti nella ricerca. Ultima, diciamo, elemento innovativo che è stato appunto introdotto all'interno della piattaforma QRadar è IBM QRadar Watson Advisor e in particolare,
Esiste, diciamo, anche, diciamo, l'app disponibile su App Exchange, che può essere scaricata e integrata all'interno della piattaforma, appunto, su Radar. Che cosa permette di fare? Permette di introdurre tutta la, diciamo, la conoscenza di Watson legata alla ricerca e per ritrovare quelle che sono le relazioni che si hanno legate a una particolare offense. Quindi io posso, diciamo, senza il lavoro del security analyst che manualmente dovrebbe andare a ricercare sui forum, sui wiki, su tutte quelle che sono le varie, i blog, ricercare le informazioni e correlare queste informazioni con le informazioni che si hanno relativa alle offense. Quindi, ad esempio, ho una particolare offense relativa ad un attacco, a quel punto io posso lanciare l'investigazione tramite Watson e a quel punto lui mi crea tutte queste relazioni. Qual è il vantaggio? Prima di tutto, diciamo, uno dei vantaggi maggiori è quello di ridurre notevolmente il tempo di investigazione, quindi e applicare tutta quella che è l'intelligenza di Watson per investigare, diciamo, per andare a capire nel minor tempo possibile l'incidente. Quindi lui mi va a fare tutta questa analisi di trovare le relazioni che si hanno legate a determinati parametri, quindi che possono essere l'MD5, il source IP, destination IP, eccetera, e mi correla tutte queste informazioni con i dati, non solo i dati, dati strutturati e non strutturati, ritrovandovi appunto l'evidenza del l'evidenza della correlazione di queste informazioni. Come è strutturata, diciamo, la piattaforma? Allora, si basa appunto su quella che è la piattaforma Curator e quindi normalmente il security analyst dovrebbe andare a gestire l'alert e rifare quelle che sono le sue ricerche per capire quello che sta succedendo di anomalo relegato a quella determinata offense, quindi capire se ci sono delle attività delle vulnerabilità o delle user activity particolari sul sistema, se ci sono andare a capire quelle che sono le configurazioni particolari sul sistema, e poi c'è l'aspetto di security analytics che permette di andare a correlare queste informazioni in base alle threshold e alle policy che ha, installando, diciamo, quella che è l'app di Curator Advisor with Watson. Noi andiamo a fare tutta questa attività di correlazione interna dei dati attraverso, diciamo, questa componente che mi fa appunto local data mining e quindi e va a individuare quelli che sono i dati che vengono poi mandati a Watson for Cyber Security per fare appunto questa ricerca e per ritrovare appunto l'evidenza dell'attacco e capire quali sono le relazioni. Quindi a partire da on offense io vado a far partire, diciamo, l'investigazione con il curator Watson e a quel punto lui mi ricostruisce, come abbiamo detto, tutte le correlazioni locali, quindi ricostruendomi tutte le relazioni tra le entità locali. A quel punto lui manda le informazioni di quelli che sono gli observable su Watson for Cyber Security, che ricostruisce invece tutto quello che è il grafico delle conoscenze e delle correlazioni tra queste informazioni che io ho mandato e correlandomi le informazioni che lui ha a disposizione, quindi da che cosa è, come rappresenta quell'MD5, dal quale sono partito, qual è la reputation di quel sito e queste informazioni. E da lì io ho una visione a 360 gradi su quella che è la mia offense, quindi se vado nel dettaglio lui mi dice, è in grado di ricostruirmi quelli che sono gli observable in base a quello che è l'incidente. Quindi io gli ho dato la mia offense e lui ricostruisce tutte le relazioni e dandomi anche l'evidenza di quello che è l'attacco dal quale è partito. In realtà, diciamo, noi non mandiamo informazioni, diciamo, la piattaforma appunto Watson è una piattaforma in cloud, comunque noi non mandiamo informazioni sul cloud, che sono informazioni
private. Le informazioni che noi mandiamo sono solamente il SSID, il destination key, file hash, l'URL e il domain, che sono comunque elementi pubblici, quindi che sono l'external SSID è comunque un elemento pubblico e sono tutte informazioni pubbliche. Non viene mandato la destination port, lo user agent, sono tutte che sono invece informazioni proprietarie dell'azienda, dell'utente, quindi di privacy. Quindi in realtà, diciamo, un amministratore potrebbe comunque decidere quali sono i controlli che vuole fare, quali sono gli elementi che vuole mandare verso l'esterno e verso il curator con WhatsApp advisor, e potrebbe selezionare lui quali sono le proprietà da mandare su WhatsApp. In realtà, diciamo, anche appunto detto questo, le informazioni appunto, come abbiamo detto, che mandiamo su sono solamente diciamo, quelle pubbliche, e comunque dopo finita l'investigazione questi elementi vengono distrutti da Watson e quindi non si può fare in nessun modo riconducibili al sistema stesso. Quindi è per questo che il sistema è un sistema molto importante che permette di fare una investigazione a 360 gradi pur rispettando quelli che sono tutti i parametri di privacy e di sicurezza sul sistema. Quindi, diciamo, concludendo, diciamo, la piattaforma Curator permette non solo di andare a fare appunto la parte di event log management, ma di andare ad analizzare advanced threat, insider threat, security, mettere in sicurezza la parte cloud, mettere in sicurezza tutti i dati critical data protection, fare risk e vulnerability management, andare a fare anche la parte di incident response e la parte di compliance. E questo, come abbiamo detto, lo fa diciamo con i suoi strumenti e lo può fare in maniera incrementale. Quindi, ad esempio, se andiamo a parlare di un advanced threat detection, noi siamo in grado di passare dalla parte del studio di quello che è l'asset per identificare se ci sono delle attività anomale sull'asset, a verificare se ci sono delle vulnerabilità attive sul sistema, ma anche ad analizzare tutti gli aspetti legati alla user behavior analysis, quindi l'utente, fino ad arrivare ad identificare le offense legate, la offense correlata con tutto il mondo esterno, con tutte le informazioni che si hanno sui blog e e ricostruire. Quindi senza avere nessuna conoscenza di quello che si sta accadendo sull'interno, ricostruire la conoscenza, minimizzando il tempo. Io, la presentazione è finita, non so se ci sono domande. Non so se volete vedere anche la demo, se siamo nei tempi, vi faccio vedere, Sì, grazie, sulla demo. Ok. Dovreste vedere la mia... Sì. Ok, questa è la console di Curator e come vedete, tra i vari tab abbiamo appunto il tab relativo al Watson e qui già fatto partire quella che è l'investigazione su una particolare offense per farvi vedere quello che è il risultato che si avrebbe. Normalmente, io dalla offense faccio partire l'investigazione Watson quando ho un particolare offense che voglio andare a vedere e lui qui mi dà, queste sono le evidenze che lui ha, gli incidenti che lui ha evidenziato e analizzato, e a quel punto qui io posso mi viene ricostruita tutta quella che sono le relazioni a partire dal mio utente. In questo caso noi qui abbiamo il nostro utente che si è connesso su questo IP e questo, tutte quelle che sono le righe nere sono le relazioni che lui ha costruito tramite i dati dall'interno.
quindi tramite il Watson for Advisor. Mentre tutta la parte di tutte queste relazioni che vedete in blu sono le informazioni aggiuntive introdotte da Watson, quindi regando quelle che sono le evidenze. Quindi da questo IP, vediamolo nell'altro stage, quindi aumentando ancora di più le informazioni che io ho, e in questo caso era, diciamo, l'utente aveva aperto questo sito, e da questo sito lui mi dà le informazioni legate, dandomi anche, diciamo, in questo caso, diciamo, purtroppo non è una, eccola qui, mi dà anche le informazioni del percentuale di reputation legate a questi file. Quindi mi dice che al 50%, 57% questo dovrebbe essere appunto un Trojan. E anche quest'altro. Quindi lui è stato, diciamo, semplicemente andando a ricostruire le informazioni, quindi della destination e da dove era partito, da dove è andato, è riuscito a ricostruire l'intero path di, diciamo, di evidenza della navigazione malevola, diciamo, dovuta. Poi io posso andare a modificare gli observable, l'osservalo, e posso andare a inserire delle altre informazioni. Non so se vuoi aggiungere. Sì, quindi a trovare i dettagli sul, quindi anche capire quel particolare Trojan piuttosto che un particolare malware, ma anche capire quello che è successo, quello che succede al di fuori della nostra infrastruttura privata, e quindi come esistono dei collegamenti tra siti, file malevoli, altri domini che vengono esterni, e quindi, diciamo, ricostruire legami di quello che avviene fuori. Questo poi può essere ulteriormente ricontestualizzato sulla nostra infrastruttura, e quindi capire che se un nostro utente ha navigato su un sito sospetto o su un sito che addirittura è, diciamo, veicolo di infezioni, e questo è legato ad altri siti esterni o ad altre utenze esterne, poi abbiamo anche la possibilità magari di andare a scoprire dei fenomeni che altri utenti, legati ad altri utenti o altri server della nostra infrastruttura, che indirettamente portano a questi, allo stesso punto. Quindi, diciamo, effettivamente avere una visione molto più ampia dell'analisi. Domande? Non mi sembra ci siano domande. Noi siamo disponibili. Qualcuno sta scrivendo? Potete anche aprire il microfono. Vorrei vedere qualcosa su vulnerability. Su questo non c'è. Verifichiamo se lo abbiamo. Stiamo verificando, se è possibile. Chiaramente queste sessioni, questo ciclo di webinar, voi hanno la pretesa, l'obiettivo di essere un punto di informazione sulle tecnologie, soprattutto quelle in convenzione con la CRUI, non solo, e diciamo hanno un taglio di carattere generale, poi chiaramente tutti gli approfondimenti possono essere portati avanti. Ci sono delle domande, non so se vuoi leggere. Sì, stavo facendo partire. Dicevo, naturalmente sono uno spunto, questi webinar sono uno spunto per poi condurre ulteriori approfondimenti. Allora, via, diciamo, la demo della parte vulnerability al momento non l'abbiamo, quindi se ci sono domande.
di vulnerability presuppone che su Workstation vi sia un agent. No, è un non, non. No. Funziona indipendentemente dal sistema operativo, cioè Linux, Windows, Mac. Sì, allora non ha un agent installato. L'agent installato, diciamo, è un approccio da gestione degli endpoint. Ha degli scanner che vanno appunto a interrogare, a capire come è configurato il sistema remoto e allo scopo di rivelare tutto ciò che sono le vulnerabilità dovute al livello del software, compreso il sistema operativo, piuttosto che a configurazioni deboli. E questo lo fa, diciamo, avendo come riferimento tutta una serie di informazioni, un patrimonio informativo vero e proprio, che deriva appunto da standard internazionali, da checklist di verifica che vengono comunque pubblicate e aggiornate sistematicamente nel corso del tempo, elenchi di vulnerabilità che sono pubblicate dai vendor di software, quindi da tutta una, diciamo, una serie di conoscenza di quello che è la ricerca e la pubblicazione sul mondo esterno, in maniera che i risultati dello scan siano ovviamente aggiornati a quelli che sono i nuovi trend, i nuovi pattern nell'attacco. Però ecco, non è agent based, è uno scan che va diciamo, a esplorare il sistema remoto. Se vuoi aggiungere qualcosa. E questo, diciamo, è molto importante perché è la componente di, come diceva Alessandra prima, di integrazione all'interno delle piattaforme di security intelligence, perché ci permette di capire, ad esempio, quanto una vulnerabilità rappresenta effettivamente un rischio. Come diceva Alessandra, diciamo, il sistema potrebbe essere vulnerabile, ma di fatto protetto da altri sistemi, ad esempio di sicurezza perimetrale, oppure potrebbe essere comunque accessibile, ma di fatto non c'è traffico che va verso quel sistema. Quindi ci permette di contestualizzare l'informazione sulla vulnerabilità rispetto a quello che è l'attività reale, proprio a runtime continua, di utilizzo della nostra infrastruttura. Sì, e anche poi ci contestualizza quelle che sono le varie offense, quindi se io ho un'offense relativa a una determinata macchina, io poi vado a individuare che quella macchina ha delle vulnerabilità, posso anche essere aiutato nella fase di remediation per capire quali sono le patch che devo applicare per non avere quella problematica sul sistema. Sì, da Sapienza ci chiedono le slide, sì, così come ho detto all'inizio, le slide e la registrazione integrale del seminario saranno pubblicati sul sito della Fondazione Gru, insomma, dove potete usufruire di quello. Sì, poi leggiamo l'altra domanda su altri sistemi di vulnerability assessment. Sì, allora diciamo sì, noi abbiamo il nostro sistema di vulnerability Il nostro assessment, scanner. però diciamo, possiamo supportare anche altri sistemi di vulnerability assessment, quali Quindi diciamo sostituire quello che è il nostro scanner con altri scanner di altri vendor, cioè tutta una lista di Sì, questo. compatibilità e diciamo ovviamente vale lo stesso discorso dell'integrazione all'interno della piattaforma di security intelligence. Non so se da Sapienza sta scrivendo qualcos'altro. Così sembra. Sì, c'è arrabbiato. Lui? Sì. Sì. Per disporre di una soluzione che permetta la management per questo nel modo necessario. Ma la funzionalità di log management Sì. è dentro al SIEM, diciamo, una volta esisteva la soluzione di log management e come scalino più alto, successivo, non più alto, quella di SIEM, in realtà oggi la funzionalità di log management è dentro al SIEM, quindi è la componente base. E la correlazione è dentro la componente base, Sì. quindi diciamo prendendo la componente di SIEM base abbiamo la parte di log management, di NetFlow analisi e tutta la parte dell'engine di correlazione già all'interno della soluzione. E ovviamente c'è la raccolta, la storicizzazione, poi per il periodo, l'arco temporale necessario per soddisfare i diversi adempimenti previsti da regolamenti di vario tipo, la storicizzazione sicura dei dati di log. Questo è, diciamo, proprio l'elemento base, entry level. Non so se ci sono altre domande. Posso.
Vale la pena di spendere 2 minuti sul licensing, su come. Chiediamolo, non so se volete avere anche una panoramica sulla parte di licensing relativa a quella che è la configurazione, Come si compra? su come viene, si compra il prodotto. Non so se vi Sì, può interessare. fermo restando che siamo allo studio appunto di un accordo GUI, quindi comunque sia, poi sarà tutto in qualche modo mediato e armonizzato rispetto a questo, però insomma i paradigmi generali di licensing se possono interessare, Sì, aspetta, tenendo aspetta. presente che siamo già oltre l'ora, insomma giusto, No, giusto un un minuto e accenno mezzo. si può fare, sì, 2 minuti naturalmente, negoziabili a un minuto e mezzo. naturalmente se c'è interesse. Ma volevi proiettare quello Ah, che ti ho volevi dato? parlare. Ah, Sì, sì. vabbè, anche se questo può spaventare. Allora, vabbè, parla. Buongiorno a tutti, sono Antonio Cosenza, collega di Alessandra e Giulia. Proprio un minuto per dare un'ulteriore informazione riguardo sulla modalità di licensing di QRadar. Fondamentalmente QRadar non è legato ad utenti, non è legato a cose di questo genere, ma è legato a moduli che si comprano con la licenza base. Quindi Alessandra vi ha parlato di Forensic, di QNI, di Watson Advisor. Quindi tutti questi moduli, oltre alla licenza base, hanno un costo, diciamo. Però fondamentalmente a determinare il prezzo, il costo totale della installazione, della configurazione, sono la quantità di eventi per secondo e la quantità di flussi per minuto. Questo lo stanno Sì, vedendo sì, sì. loro? Ecco, per esempio, qui è una configurazione molto molto articolata, molto complessa, quindi non vi deve spaventare il totale. E naturalmente questi sono prezzi in convenzione Consip, della scorsa convenzione. La prossima convenzione sarà attiva tra una decina di giorni, a fine ottobre. Però questo file che voi vedete, questa picture che voi vedete, è solo per darvi un riferimento di massima. Quindi c'è in riga 4 una licenza base e potete vedere anche l'ordine di grandezza, l'entità, e questa è presente per qualsiasi installazione. Faccio un passo indietro. Alessandra vi ha raccontato all'inizio che la piattaforma QRadar può essere di tipo all in one, quindi di base, di partenza, tutta su una macchina semplice a piacere, oppure può essere fatta su una piattaforma distribuita geograficamente. Questa configurazione che voi vedete, dicevo, è molto articolata e quindi è una configurazione distribuita su più geografie, su più macchine. Quindi questa è complessa. Quindi dicevo, si paga una licenza base e poi, come vedete, in riga 5, 6, 7, 8, ci sono le quantità di eventi per secondo licenziati, e quello ha un costo per ogni modulo. Naturalmente qua stiamo parlando, lo sottolineo più di una volta, di una configurazione molto molto importante, perché vedete che sono analizzati 2500 eventi per secondo moltiplicato per 4, quindi 10.000 eventi. Naturalmente noi vendiamo configurazioni base da 500 eventi per secondo, quindi voi dovete prendere quel 93.000 euro che è un riferimento in convenzione Consip e dividerlo per 5, qualora stessimo parlando di una configurazione di 500 EPS. E poi vedete in riga 9 e 10 gli altri moduli che determinano il prezzo di una configurazione, che sono proprio i flussi per minuti. Ecco, io mi fermerei qui perché siamo in chiusura, ma ci tenevo a darvi un esempio di licensing e come e cosa si quota. Non so se adesso ci sono Sì, domande relativamente. sono Ambrosi, sempre da Roma. Chiaramente nessun problema, listino Consip per precedenti edizioni. Chiaramente era solo per, come dire, dare un ordine di grandezza per capire come normalmente viene licenziato, come, diciamo, il modello di licensing. Chiaramente non ha nulla a che vedere
con l'eventuale proposizione No. che faremo in CRUI, che sarà, come dire, oggetto di una negoziazione ad hoc. Però insomma era soltanto per darvi Le l'idea dei componenti e componenti e del modello di licensing. Allora, io se non ci sono altre domande mi avvio alla conclusione. Innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione e vi do appuntamento sempre con il DM Watson a venerdì prossimo. E colgo l'occasione per darvi due informazioni, di servizio che non riguardano il DM, ma riguardano altri argomenti. Sapete, domani c'è il webinar dell'INSEE e soprattutto dopodomani abbiamo la riunione web inerente Microsoft, in quanto stiamo andando in pubblicazione con un nuovo bando di gara per le licenze del prossimo triennio, ma poiché Microsoft ha cambiato licensing a settembre, cambiando licensing abbiamo dovuto negoziare nuove condizioni e su queste nuove condizioni noi le condividiamo a tutti voi, e soprattutto su questo abbiamo bisogno di indicazioni perché appunto cambio il paradigma e nuove condizioni presuppongono che ci sia una più ampia, come dire, condivisione con gli enti che poi devono. Quindi vi esorto a partecipare numerosi mercoledì alle 11 al webinar su Microsoft. Invece ci diamo appuntamento venerdì prossimo al medesimo orario, per un nuovo appuntamento su Watson, servizi cognitivi. Credo che si avrà la possibilità di capire come realizzare una chatbot o qualcosa del genere, insomma, argomento che oramai va molto di moda. E niente, vi aspetto quindi ai prossimi appuntamenti. E così come dicevo in apertura, comunque il materiale, slide e presentazioni e il video integrale saranno pubblicati presso il sito della Fondazione Gruppo. Vi ringrazio della partecipazione e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.